sapete come nascono i CD? No. Come nascono i CD? Con la cicogna, vengono portati. Anche i CD nascono vergini. Datemi dei suggerimenti. Se noi dovessimo fare un disco nuovo, dopo che ci siamo sciolti, come si dice, ci siamo rimessi insieme e tutto, una volta facciamo un disco nuovo, che cosa ci servirebbe per fare un disco dei Subsonica bellissimo? L'ispirazione. L'ispirazione? Le idee. Le idee vale come ispirazione. Gli strumenti possono essere utili, sì. E la gente che l'ascolta è abbastanza importante quella. Poi? I Subsonica. I Subsonica tutti loro stessi? Proprio tutti quanti? Ok. Poi? L'innovazione. A questo punto però saremo a metà dell'opera. E se non dobbiamo finire, cosa ci serve? Dai, datemi un colpo finale, una magia finale. La vodka! Va bene, allora solo lì. Tu sei il mio capo. Vieni qua. Vieni qua, vieni qua. Vai Massi, vai Massi! Il mio capo, il mio pallone. Allora adesso la magia migliore che possiate aspettarvi da me, ossia quella di fare riapparire i miei soci. Provate a dire Ninja! Max e Ficio! Grandissimo. Sono scaramantici, possiamo dirlo serenamente, c'è una sorta di ritualistica. Tutto questo, a un certo punto, il rito esige che io mandi una mail ai miei amici, un pochino come quando tu ti lasci con la tipo, ma non è proprio che ti lasci. Cioè quella roba dico prendiamoci un attimo che stiamo in pausa, che non ci sentiamo, esatto. E poi a un certo punto solitamente il maschietto manda il messaggio e dice ciao. Punto. Più o meno è la stessa cosa, quindi io solitamente mando una mail e il rito vuole anche con un pezzo allegato. Ciao ragazzi, allora quando è che ci vediamo e ricominciamo a fare? Allora da lì parte un pochino, diciamo questo sassolino comincia a rotolare dalla montagna. Ci auguriamo che si porti sempre dei frutti. Fino adesso mi sembra che abbia funzionato, quindi conteremo di non infrangere i requisiti. Quel pezzo che hai mandato allegato alla mail è finito sul disco? Potrebbe, perché a sto gioco mi sa che ho esagerato. Adesso con la tecnologia devo aver mandato un Dropbox con 59 pezzi. Quindi verosimilmente tra quelli potrebbe esserci qualcosa che è finito nel disco, sì. Sì, una vero, all'inizio era, ho mentito, all'inizio era una mail, poi adesso c'è il link alla cartella Dropbox, ma era già abbastanza corposa, abbiamo dovuto tutti aumentare i giga. Diciamo che il ritmo è l'elemento fondamentale di partenza un po' per tutti quanti. Il primo brano che abbiamo scritto insieme era un brano in realtà addirittura strumentale poi nell'album, che era Velociraptor. In realtà la vera magia è tenere insieme la vulcanicità di cinque componenti che da soli, come hanno dimostrato in questi due anni, sono perfettamente in grado di gestire un po' tutta la filiera di struttura di produzione di un album, e che se questo talvolta può presentare dei vantaggi, in realtà in un organico molto spesso invece crea un po' di sovrapposizione, di svantaggio. Quindi il processo, come sottolineava prima Samuel, è un processo necessariamente sottrattivo. La suggestione del numero 8 ci ha regalato in qualche modo questa idea di tempo che torna su se stesso. Insomma, io ero abbastanza piccolo negli anni 70, ma già ascoltavo musica e ho sentito ritornare negli anni 70 almeno tre volte, se non di più. Per tutti quanti forse è anche arrivato il momento di ricominciare ad ascoltare un po' gli anni 90. Dottor, nel 97 poteva essere forse, MTV aveva cominciato la programmazione italiana e per la prima volta decise di fare l'MTV Day. L'MTV Day non aveva ancora una prestigiosa venue, o meglio, ce l'aveva in parte, nel senso che la prestigiosa venue era il concerto degli U2 a Reggio Emilia, ma era il parcheggio del concerto. Però scelto molto intelligente, perché questo consentiva a tutte le persone che avevano accesso a questo, uno dei primi mega eventi in Italia, di vedere
la nuova scena italiana. Noi fummo chiamati, all'epoca era appena uscito il video di Istantaneo, veramente poco dopo, e siamo saliti su questo palco. Voi potete immaginare cosa, se non lo sapete ve lo dico io, solitamente quando un artista più affermato deve suonare, che so, alle 10 di sera, o lì alle 10 non poteva essere, ma comunque più avanti nella scaletta, è difficile che arrivi prima o dopo aver suonato che si fermi a guardare un collega. Invece c'era un gruppo di Napoli molto potente, che ha cambiato molto il linguaggio dell'elettronica, del pop inteso nel senso migliore, quindi della musica che ascolta la popolazione, la musica popolare, che si chiama 99. Questi amici di sul palco, che ormai conosciamo reciprocamente da 20 anni, sono rimasti a guardare questo gruppo giovane di ragazzetti torinesi, e appena siamo scesi dal palco abbiamo legato, abbiamo fatto amicizia subito, sono venuti, noi ci siamo, come dire, prostrati felicemente rispetto a questo incontro, e da lì è nato tutto. Hanno comunque quest'anno, per chi non avesse ancora ascoltato, in realtà abbiamo parlato di anni 90, perché è stata anche una sorta di provocazione, però nei testi, esatto. Io e Samuel abbiamo cercato molto bene di analizzare il presente, tra l'altro un presente non di semplicissima decriptazione, lavorando già adesso sulla costruzione di una struttura scenografica di quelle che nelle nostre migliori ambizioni ti lascia un po' senza fiato. Purtroppo, tu non avete avuto modo di guardare, sicuramente non passa a Napoli questa prima fase. Diciamo che il sud in generale sarà toccato nella parte estiva, sarà un tour dal punto di vista dell'architettura leggermente diverso, un po' più snello. Purtroppo è una storia antica. Quindi ho anticipato una delle domande. E a cosa domande? Sono due anime elette, quindi nell'essere pignoli si incrociano benissimo e si amano tantissimo. Ma la cosa meravigliosa è che appena c'è la possibilità invece da questo lato, siamo costretti magari a stare a sera, che c'è l'accordo, non mettiamo l'accordo lì, appena c'è proprio lo spiraglio per alzarsi, noi effettivamente procediamo verso fuori, ma siamo felicemente, come dire, consapevoli del fatto che grazie ai miei due campioni questo disco è perfetto. No, non sempre l'accordo che lasci la sera è l'accordo che ritrovi al mattino, e non guardo nessuno, non sempre funziona così in questo gruppo. E non voglio sapere se è un accordo minore o maggiore. Andremo a porta a porta a fare una puntata a porta, o se è un accordo migliore. Subsonica, Ninja, Max, Gusta, Samuel, Vicio, Otto, sì gli anni 80, sì i centri sociali, sì quel che ci manca, quello per cui vale la pena restare è quello del, chiamatelo rock and roll, chiamatelo subsonica, chiamatelo come volete. Otto.